andato stasera a un passo dal gol, insomma, quell'occasione qui era un po' vendetta per salvataggio sulla linea di Rossoni, insomma, si è arrivato davvero a un filo dal gol, dal primo gol con questa scarsa. Sì, no, chiaro, mi è dispiaciuto perché comunque ci tengo tanto e ho fretta anche io comunque di trovare il gol, mi manca e niente, però sicuramente quello che contava oggi erano i tre punti e sono contento di questo. Senti, come mai secondo te questa sofferenza, questo Pescara che forte come è, giocatore di qualità come la vostra rosa, fa un po' fatica soprattutto nelle ultime andate? Ma penso che comunque giocando così tante partite in un campionato sicuramente difficile, perché comunque la Serie C non ci sono mai partite che si vincono sulla carta, penso che ci possano stare un po' di sofferenza in più. È chiaro che noi stiamo trovando ancora la quadra, no? Perché siamo veramente tutti nuovi, siamo giocatori tutti nuovi che siamo insieme, io parlo per me, siamo insieme da un mese e mezzo, quindi è chiaro che ci sono squadre magari un po' più avanti di noi in questo momento, però sicuramente sono sicuro che appena troveremo la quadra potremo veramente fare ancora qualcosa di molto più importante di quello che abbiamo dimostrato. E da forse il fatto che c'è tanta aspettativa su una squadra come voi, cioè la piazza si aspetta che sia scalata in un anno, no? Questo sì, sì. Ma io penso che comunque ci sia gente che abbia fatto campionati importanti e togliendo comunque molti ragazzi hanno già fatto categorie importanti, quindi non penso che sia influito da questo, ecco. Però sono sicuro che appunto, anzi, avere ritrovato i tifosi, avere i tifosi che vengono allo stadio in una piazza come questa, penso che sia soltanto un valore aggiunto. Chiaramente io al momento non posso essere contento del mio approccio iniziale, io pretendo molto di più da me stesso, perché comunque quando un giocatore non gioca penso che tutti vogliono giocare, quindi è chiaro che mi aspetto molto di più da me stesso. L'approccio con la città e con l'ambiente è stato pazzesco fin da subito, perché comunque ti fanno sentire veramente in una piazza calda, bella, e sono veramente fortunato di essere qua e spero veramente di dare il mio contributo.